puttatona su Brescia Top 3, Yuri Ragnoli! Anche! Ciao Julian! Ciao. Benvenuti a questa nuova puntata di Brescia Top Trail. Oggi siamo sul Göhlen, guardate che spettacolo! Abbiamo trovato le nuvole fino a 1600, poi tutto di un colpo si è aperta la giornata e guardate che meraviglia! Ora il nostro intento è di scendere in maniera molto semplice, faremo il rifugio Olmici, quindi non faremo l'uccellatore ma scenderemo dietro e andremo verso zone. Ecco il trail che faremo. Andiamo là dietro, vedete le nuvole che coprono la visuale. And now, let's go! Woo! Yes, sir! E dal Monte Göhlen si scende! Woo! Guardate, davanti a noi il grande Yuri che ci ha salutato! Yes! Woo! È già scappato via! Si torna nelle nuvole, nuvole basse, dopo il bellissimo skyline da Göhlen, eccoci lo scenario in English style, da d'ora in avanti nebbia, woo! Allora da questo punto qua scendiamo con l'indicazione Malga Palma Russo di sotto, questo è il trail che inizia, and now, here we go! Facciamo molta attenzione perché è un sentiero in cui salgono diverse persone, quindi la velocità sempre controllata e precedenza, come dico sempre, ai pedoni. Bello, guardate che croc, oggi non ci sarà molto skyline, però credetemi, lo scenario in questo punto è veramente bellissimo, con l'Iseo Lake alla nostra sinistra, anche se in questo momento non si può vedere. Qui abbiamo un po' di crumble da mangiare e da assaggiare. Bello, anche il terreno è davvero leggermente morbido, ma nulla di particolarmente scivoloso, quindi condizioni perfette per raidare su questa bellissima montagna bresciana. Bello il grid, mi piace il leggero drifting in posteriore con il controsterzo dell'anteriore, ma spettacolare! Wow, wonderful, wonderful, wow, wow ragazzi, che sound! Torrentino, wow, bello, bello morbido con il crumble. Tornatino, bello, guardate quanto crumble around, bello, di nuovo tornante bello agile, letteralmente spettacolare, qualche scodatina nel posteriore, qui teniamo la sinistra, direzione zone, guardate la nebbia che avvolge questo panoramico place, bello, bello ragazzi, bello. Nulla da dire, un crumble croccante, di nuovo crumble, abbiamo trovato un 15-20 metri di sentiero bagnato, ma lo aggiriamo sul crumble esterno, così siamo belli asciutti per affrontare la seconda e poi terza parte della discesa. Guardate che trailerino ragazzi, nulla di complicato, veramente simpatico e bello, wow, davvero emozionante. Ci piacciono questi trail, little trail, al limite del wild, anche perché velocità è controllata e si va veramente piano, qui si guida tutto e si impara a gestire la bike, di nuovo easy trail, vedete come tutto scorre liscio simpaticamente, si assaporano e annusano i profumi del bosco, guardate che bello, ombroso sottobosco, qualche pietrina, bello, neanche troppo vertical, radici minimaliste, adesso abbiamo un tratto vertical, poi giriamo a sinistra. La discesa verso il bosco dei gnomi è molto semplice, si tratta di una sterrata larga, poi diventerà ciottolata, quindi non la filmeremo tutta, ma filmeremo proprio la location dove arriveremo perché sarà davvero uno spettacolino. Ed ora trail per il bosco degli gnomi, ovviamente la location è già da film, guardate che trailerino wild, facciamo molta attenzione alle rocce che potrebbero essere bagnate, quindi scivolose, lavoriamo con il posteriore, bello, bello, bello ragazzi, bellissimo, abbiamo
non possiamo sbagliare, scegliamo le rocce più asciutte possibili. Qualche ago di pino ci aiuta nella frenata in drifting. Stiamo laterali, peschiamo il più possibile pigne e aghi. Ci buttiamo di nuovo a sinistra. Bello. Guardate ragazzi, moderiamo la velocità. Bello, bello, bello. Qualche scodata. Teniamola raddrizzata il più possibile. Bello, bello, bello. Ci piace ragazzi. Ci piace, ci piace. Bello questo trailerino. Easy, ma davvero da controllare fino alla fine. Ora abbiamo ancora un po' di smosso. Wonderful, wonderful. Sempre easy ma bello. Siamo nel parco degli gnomi, eccoli qui, guardate che spettacolo. Scusate, ciao. Guardate che spettacolo ragazzi, ecco gli gnomi. Wow, bellissimo ragazzi. Di nuovo wild trail around il bosco degli gnomi ragazzi. Fuori dal mondo, libidine pura, ragazzacci. Ci portiamo di nuovo verso zone, o almeno ci proviamo e ci riusciremo, ne sono certo. Stiamo navigando a vista ed ora qui tutti giù a destra. Wow ragazzi, guardate che beautiful location. Sentieri easy per tutte le tasche. Bene bene, finisce anche il tour di oggi. Siamo stati in cima al Monte Guglielmo, poi abbiamo deciso di scendere per un trail abbastanza semplice, adatto a tutti come vi avevo promesso, o meglio siamo scesi al rifugio Almici, poi abbiamo girato nel lato verso il lago, siamo scesi verso il bosco degli gnomi per tornare di nuovo qui a zone. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di iscrivervi alla pagina Instagram, di mettere un mi piace se vi è piaciuto il video e nei commenti fatemi sapere dove vorreste che io vi portassi le prossime volte. Alla prossima! Yeah!